Tu accennavi perciò al fatto che questi mesi saranno importanti per la Cina anche in vista del rinnovo delle cariche del Partito Comunista che avverrà in autunno. Sempre nel saggio di Wang Gui, che penso insieme tutte e due invitiamo la gente a leggere, Le stanze segrete del potere, si comprende come sotteso poi però a tutto questo momento ci sia il grande tema ovviamente di come vengono prese le decisioni, no? Le stanze segrete del potere sono un po' la metafora per dire che il grande nodo poi di discussione con tutte le particolarità e peculiarità cinesi sta anche in che modo una discussione pubblica possa avvenire ovviamente intorno a queste grandi scelte. Tu dicevi prima ad esempio che intorno alla vicenda di cui stiamo parlando per un mese intero sono stati oscurati quelli che vengono considerati i siti diciamo della sinistra cinese, cioè di chi poi anche qua sarebbe, come dicevi tu, un discorso lungo da fare, comunque mette al centro una questione di diritti, di democrazia, di diritti sociali, eccetera, anche nell'idea dello sviluppo della Cina. In questo quadro, in questi mesi, vedi diciamo, delle cose particolari che già stanno avvenendo? C'è questa sotterranea, diciamo, discussione? No, io diciamo, la scena cinese, quella dei giornali, ma anche quella del web, che è diventato, come dire, anche nel caso di Bo Xilai, un elemento molto forte di moltiplicazione di voci e di opinioni e quant'altro, danno un quadro piuttosto complesso della discussione. In Cina si dibatte delle questioni, diciamo, del futuro e di che strada devono prendere le riforme, nel paese. Diciamo che non viene mai posto chiaramente in discussione il ruolo del partito, ovviamente, il massimo a cui ci si può spingere è cercare di capire come questo partito può essere all'altezza, diciamo, del cambiamento esplosivo della società cinese, perché diciamo, sempre più voci dicono che se il partito non si attrezza ad aprire dei canali di comunicazione che non siano puramente passivi o controllati nei confronti delle istanze che vengono espresse dalla società, beh, corre dei grossissimi rischi. Il problema, secondo me, è anche che questo partito, in qualche modo, è un partito fratturato, non è un partito monolitico ormai. Il partito cinese, nel suo insieme, molti dicono che rappresenta effettivamente uno schieramento multipartitico, perché all'interno del Partito Comunista Cinese tu poi trovi i liberisti ad oltranza, i riformatori socialdemocratici, la sinistra nazionalista più estrema, i maoisti. E via 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 via, con un intreccio per alcune fasce politiche piuttosto forte e decisivo, secondo me, con gli enormi interessi economici. Perché all'interno, per esempio, tutti i figli dei capi attuali, del figlio di Wen Jiabao e la moglie anche di Wen Jiabao, il figlio di Hu Jintao, sono a capo di fior di multinazionali, di compagnie cruciali, no? Di settori strategici, telecomunicazioni, energia. Quindi, come dire, che razza di, diciamo, intanto secondo me bisognerebbe capire bene che razza di Leviatano ci abbiamo davanti in questo momento, che nei momenti, diciamo, il caso di Bo Xilai lo ha fatto venire fuori alcune, diciamo, queste linee di faglia all'interno del partito sono emerse molto chiaramente. Però nel suo insieme, quale sia, come vogliano regolare la dinamica interna e poi la dinamica con l'esterno, resta davvero un mistero. Si sa che vogliono controllare tutto, si sa che presidiano internet, cercando di indirizzare persino i dibattiti in internet. Si sa che vogliono, come dire, incoraggiare, sollecitano le, appunto, non dico le proteste, ma comunque sì, anche che la gente si lamenti, che dica quello che va male, però ovviamente nel momento stesso in cui qualcuno
qualcuno dice mettiamoci d'accordo un po' di persone per fare pressione, li stangano. Ecco, allora le voci di protesta sì, l'organizzazione no. Questo diciamo per quanto riguarda la dinamica. Che cosa però sta avvenendo? In questo va qui, cioè, ha ragione, è che c'è una parte in questo Wen Jiabao e la punta non è soltanto quello che vuole la riforma che si dice sempre per le riforme politiche. Wen Jiabao sta portando avanti delle riforme economiche molto molto forti e c'è una corrente all'interno delle istituzioni cinesi che lavora di concerto con la Banca Mondiale, come è venuto fuori nel rapporto Cina 2030 della Banca Mondiale che è stato stilato dall'organismo internazionale e da una delle più grandi istituzioni cinesi, economiche cinesi. Per cui, mentre ci sono per esempio l'Agenzia dello Stato che controlla i capitali dello Stato, le proprietà dello Stato, che non è d'accordo con quella via liberista. Allora, bisogna che questo, diciamo, scontro, questa dialettica venga riconsegnata, diciamo, come dice Van Hui, alla società, che ci sia uno spazio pubblico vero, non un web dove si scontrano le pulsioni, ma un modo per la società cinese di esprimere in maniera dialettica con il potere le questioni che contano.